Festeggiamenti così grandiosi ce li ricorderemo per un po'. Salve, Jan. Signora Bent, che piacere rivederla. Come sta? Conosci i miei amici? Il professor Green? Contiamo tutti su di te, Bill. Ma devi cercare di tenere un po' a bada il tuo temperamento. Questa è una chance che non possiamo proprio lasciarci sfuggire. Bill? Gloria! Dov'è Peter? Non è potuto venire. Avevi promesso di convincerlo questa volta? Sì, lo so, ma... Oh, beh, sa come sono fatti gli scrittori, signor Wells. Sono dispensati dalle banalità della vita. Guai interromperli durante l'ispirazione. Gloria, sai che conto su Peter? Ho già annunciato che ci sarà anche lui. Oh, certo, lo so. E lo sa anche Peter. È solo che... ha avuto dei problemi questa mattina. Dei problemi? Quali problemi? Uno degli amici di Jenny. Sì? Da Washington, al telefono per lei. È urgente. Ok, adesso spostate lentamente i cappelli. Stai con loro, stai con... Voi andate. Li seguo? Sì, seguimi. Ecco, li segui per un po' e poi con una panoramica lenta arrivi fino ad inquadrare il faccione del capo. Ah, signor Wells, noi abbiamo finito con le riprese. Bene, quando posso vedere il materiale? Ah... diciamo, domattina, le andrebbe bene? No, lo voglio tra mezz'ora nel mio ufficio. Tra mezz'ora? Mi dispiace, signor Wells, ma... conto su di te. Una cosa è certa, non è stata una sega galleggiante. Io vivo qui da 30 anni. E non si è mai visto uno squalo di proporzioni tali da poter fare una cosa del genere. Deve essere un animale gigantesco. Il guaio è che una volta che mangiano gratis ci prendono gusto. E restano in zona per seguitare il banchetto. Comunque manca l'altra parte del surf. Forse Mike ci sta attaccato e sta andando alla deriva. Può darsi. Ma Cristo. Che c'è? C'è la regata di windsurf il sabato. Io non ci conterei molto. Chiamo la guardia costiera. Gli chiedo di cominciare le ricerche. Ok. Mi avete quasi scorticato viva. Scusaci, Jenny. Credevo di averti visto in difficoltà. E chi ti dice che sia uno squalo? Se fosse stata un'elica. Ah, andiamo, Bill. Guarda bene quei segni. Credi che un'elica avrebbe fatto un lavoro simile? Ma siamo sicuri che fosse proprio il surf di Mike? Potrebbe essere arrivato dalla Florida. O chissà da dove. No, non mi convince. Oh, andiamo, Matt. Non è questione di essere convinti o meno. C'è un ragazzo che è sparito, questa è la realtà. La guardia costiera lo sta già cercando. Ed Glover è fuori in perlustrazione. Forse sa già qualcosa. Qui è dove abbiamo trovato la tavola. E la corrente in questo punto va verso Eagle Rock. Suo figlio questo lo sa. E non proverebbe mai a nuotare controcorrente. La guardia costiera lo sta cercando. E quindi vedrete che... Scusate. Pronto? Potrebbe essere ferito. Oh, calmati, Amy. Ma se è stata una barca che l'ho investito, perché non l'hanno preso a bordo? Va bene, veniamo subito. Solo che forse l'avranno preso. Volesse il cielo. Era Jenny. La guardia costiera ha trovato qualcosa.
come è conciata, è un miracolo che stia ancora a galla. Forse hanno qualche notizia di Mike. Non vedo nessuno. C'è qualcosa che non mi convince, ma non so cos'è. Signor Benton. Buongiorno. Ciao, papà. Salve, ragazzi. Sono arrivati in questo momento. Chris, di chi è quella barca? Di Ed Glover. Charlie, che è successo? Era mezzo allagata. Deve essere andato contro gli scogli vicino a Eagle Rock. Dov'è Ed? Non c'era nessuno sulla barca. Glover è l'ultima persona che si lascerebbe fregare dalle acque di Eagle Rock. Dalle acque no, ma dall'alcol. Quella è la barca di Ed Glover. David, controlla in cabina. Non mi verrai a raccontare che anche questa è opera dello squalo. Non sono qui per raccontarti niente, Matt. Ma due dispersi in un giorno solo cominciano a preoccuparmi. Capo! Capo! Presto! Oh, mio Dio. Forse è il caso di rinunciare alla regata. Potrebbe essere stato qualcos'altro. Potrebbe essere stata un'esplosione. Lo sapete anche voi che Ed aveva l'abitudine di pescare con le bombe. Ma di che vai parlando? Qui non si tratta di un'esplosione. Vedi segni di polvere da sparo? Guarda, guarda, ti pare opera di una bomba? Non so di chi sia stata opera, ma io non mi arrendo mai, Peter. South Bay avrà la sua regata, niente potrà impedirlo. Non puoi farlo, Peter. Ah no? Non è questione di potere o no, io voglio farla, significa troppo per me. Peter! Guarda! Guarda! È l'altra parte del surf di Mike. Ci sono ancora dubbi? Oh, Mike! Oh, Mike! Su, vieni. Oh, Mike! Non permetterò a uno squalo di rovinarmi il lavoro di un anno. La regata si farà comunque. Me ne assumo io le responsabilità. Questo non è un mago, né uno squalo tigre. È un solo animale al mondo capace di fare una cosa del genere, credimi. Ho voluto essere io personalmente a tranquillizzarvi. E farvi sapere che non ho abbandonato a se stessa la mia città. Voglio essere io a dirvi quali sono le misure protettive che sono state prese per proteggere la zona della regata. Come potete vedere, questa porzione della baia è stata completamente recintata con speciali reti antisqualo che vanno da qui fino a qui. Speciali posti di osservazione sono stati istituiti in vari punti strategici e uomini armati saranno a bordo di barche ancorate al di là delle reti, qui, qui e qui. E quindi il triangolo nel quale la regata avrà luogo sarà sicuro al 100%. Signori, non può succedere assolutamente niente. Avete la mia parola. Le piace? Perfetto. Aggiungi qualche altra scena e mettile da parte, così avremo la documentazione di tutte le misure di sicurezza che abbiamo preso per la regata. E nel caso